Buon pomeriggio amici sportivi di Radio Doppio Zero, il più cordiale saluto da Michele Cotugno de Palma. Le immagini vi giungono in diretta dal Paolo Borsellino di Bitonto per il turno numero 23 del campionato calcio a 5 femminile Puglia tra Bitonto e Monopoli. Subito le distinte delle formazioni partendo dalla squadra ospitata, l'Esperia Monopoli, penultima con 11 punti in classifica. 11 Colella, 4 Ottinella, 3 Pellegrini, 5 Giancola, 6 Rana, 7 Colavito, 13 Giulia Tinella, 10 Furio, 9 Biundo, 8 Narracci, 12 Girone. In panchina il mister Gianvito Lombardi. Risponde la vice capolista, il Bitonto del patron Silvano Intini. 2 Tempesta, 6 Porcelli, 5 Papapicco, 10 il capitano Flora La Rossa, 8 Mazzaro, 17 Pantaleo, 22 Minafra, 13 Palattella, 99 Di Meo, 21 Azzarino, 7 Buono. Un match importante, quello dell'ottavo turno di ritorno per entrambe le squadre. Per il Bitonto, che è secondo in classifica, non può assolutamente permettersi il lusso di non vincere per restare e attaccato al New Cup San Michele, la Lepre che conduce con 60 punti, 3 in più rispetto alle Lioncelle, e anche per restare, per tenere a distanza 6 punti, la Soccer Altamura. Ma i 3 punti servono anche al Monopoli per penultimo in classifica, e reduce dal successo fondamentale contro il Molfetta casalingo di settimana scorsa, sia per trovare continuità, ma anche per restare appunto in lotta, piena lotta per la zona salvezza. 46 punti di ritardo, di distacco tra le compagini, ma sicuramente vedremo che il Monopoli sicuramente darà filo da torcere alle nostre Lioncelle, che devono anche tornare a vincere in casa dopo le due sconfitte consecutive di questo principio 2020, il KO pesantissimi, prima contro San Michele e poi contro Altamura. Un successo in casa che manca dal 15 dicembre, nella goleada inflitta al San Severo. Tutto pronto per il calcio d'inizio qui al Paolo Borsellino. Sulla sfera c'è il Bitonto con Giovanna Buono e Simona Porcelli. Tutto è pronto, si inizia questo match, ottavo turno di ritorno alla Serie C pugliese di calcio a 5 femminile, Papapicco. Subito il Bitonto in avanti, Porcelli in rete domenica scorsa nel successo 5-1 delle Lioncelle contro il Siri, in quel di Melissano, tripletta per il capitano Flora La Rossa, e l'altro gol siglato da Carmela Anaclerio, oggi assente. Tanto Porcelli, Giovanna Buono, avanza Giovanna Buono, assenza importante quella del pivot Anaclerio. Tanto Papapicco, Giovanna Buono, si rifugia in out il Monopoli, subito in avanti il Bitonto, che ovviamente dalla sua conta, almeno sulla carta, l'enorme come dire, vantaggio qualitativo. Come anche testimoniano i 46 punti di vantaggio in classifica, il Bitonto appunto è secondo, quasi un testacoda, perché il Bitonto è secondo a 57 punti, 3 in meno del San Michele e 6 in più, seppure una partita in più rispetto all'Altamura. Invece il Monopoli è penultimo con 11 punti racimolati. Un Monopoli che soltanto una volta ha vinto lontano da casa contro il Martina, ultimo in classifica. Era raccolto soltanto 4 punti lontano da casa degli 11 disponibili. Invece il Bitonto, su 9 gare disputate qui al Paolo Borsellino, ne ha vinte 7 e ne ha perse 2, entrambe rumorose, contro il San Michele prima e l'Altamura poi, entrambe per 2-1, ed entrambe essendo stata in principio in vantaggio.
ma rientriamo in diretta. Ora rientriamo in diretta. Ora c'è l'Altamura, il Monopoli in avanti con il numero 5 Giancola. Mette in mezzo la conclusione, ha tentato il tiro Colella, la palla si è spenta di poco fuori, bel tentativo del Monopoli. Quindi Papapicco, Porcelli, Giovanna Buono, Porcelli per Papapicco, stoppa male la palla, quindi rimessa per il Monopoli, che come pensavamo ovviamente non sta qui a guardare, non è arrivata qui a Bitonto per fare vittima sacrificale. D'altronde, lo dicevamo in apertura, il Monopoli ha un disperato bisogno di punti e per dare continuità al bel successo di domenica scorsa in casa contro il Molfetta, ma anche perché in pelagata, in pienissima lotta salvezza. Intanto Papapicco, Giovanna Buono, si lotta al centrocampo, Porcelli, Papapicco, La rossa, tiro ribattuto, para facile l'estremo difensore del Monopoli. Girone, poi rimessa per il Bitonto, sempre la rossa, tripletta per lei domenica scorsa contro il Sirio, trascinatrice delle Leoncelle nel fondamentale successo in quel del Salento. Intanto proprio la rossa si distende bene, Tempesta, Porcelli, la rossa, Giovanna Buono, angolo, dicevo, sua la tripletta che ha consentito alle Leoncelle di vincere in casa del Sirio e di riscattare la brutta sconfitta casalinga contro l'Altamura di due domeniche fa. Papapicco, grande sassata da fuori e il Bitonto passa in vantaggio. Subito si sblocca il punteggio qui al Paolo Borsellino. Gran gol da fuori di Sabrina Papapicco. Grande sassata terra-aria da fuori, sulla quale nulla ha potuto l'estremo difensore del Monopoli. Intanto qui ci ha provato sempre da fuori Colella, ma nulla da fare. Ha controllato bene Tempesta, quindi punteggio cambiato qui al Paolo Borsellino grazie alla prodezza da fuori di Sabrina Papapicco. Bitonto in vantaggio. Ora vedremo come cambierà tatticamente il match. Tanto la rossa, Giovanna Buono, e subito il raddoppio nero-verde, 1-2 micidiale, Papapicco prima, Giovanna Buono poi. Quindi Dara che si mette subito sui dritti binari per il Bitonto. Bella questa azione del Bitonto sull'asse, la rossa, Giovanna Buono, che non ha lasciato scampo a Girone. Quindi gara subito in discesa per le Leoncelle. Una gara che sulla carta si presenta non difficilissima, vista, ripeto, anche la differenza non solo di classifica, 46 punti, ma anche di qualità tra le due squadre. Bitonto costruito per salire di categoria e sta lottando ovviamente per centrare questo obiettivo. Bitonto che ha centrato il secondo posto in Coppa Puglia, sconfitta solo dal San Michele in finale, in quella di Cisternino, il dì dell'Epifania. Invece il Monopoli che sta lottando per non retrocedere in C2 ed è nelle sabbie mobili della classifica. Qui è già 2-0 con Papapicco prima e Giovanna Buono poi. Gara che sembra ora tutta semplice per il Bitonto. La rossa non si intende il triangolo con Azzarino. Porcelli para Girone. Ora vedremo come il Bitonto saprà amministrare questo doppio vantaggio. Bitonto che in altre circostanze ha dimostrato di andare in confusione una volta in vantaggio, soprattutto di avere un po' di timore reverenziale una volta andato in vantaggio. Lo si è visto contro il San Michele prima e poi contro l'Altamura poi. Tanto la rossa braccata da due avversari, la rossa perde il rimpallo ancora, poi quindi Porcelli
la rossa, riparte il Bitonto velocemente, Azzarino, Porcelli, Papapicco, la rossa, ancora la rossa, Azzarino, Papapicco, perde palla, riparte il Monopoli con Biundo, con la Biundo, Paras, facile Tempesta, ci vuole ben altro per far male a Maria Giovanna Tempesta, che ha dimostrato di essere sicuramente di un portiere di categoria superiore. Tante le parate importanti finora in questa stagione per l'estremo difensore del Bitonto. Tanto Papapicco, Sabrina, Papapicco, Azzarino, non si intende il triangolo, si salva in qualche modo il Monopoli, che ovviamente quando è costretto a difendersi soffre le sortite offensive del Bitonto, che ovviamente, lo ripetiamo, almeno sulla carta ha molta più qualità rispetto al rosso-blu di mister Gianvito Lombardi. Tanto la rossa, Papapicco, Azzarino con la rossa, in out Colavito, resta costantemente in fase offensiva il Bitonto, che controlla abbastanza agevolmente la situazione. Doppio vantaggio, ricordiamo, Papapicco prima e Giovanna Buono poi. Intanto era bella questa idea di Azzarino, ma né la rossa né Papapicco sono arrivate puntuali con l'appuntamento. Dicevo, Bitonto che finora controlla abbastanza agevolmente la situazione. Monopoli che non ha creato praticamente alcun tipo di difficoltà dalle parti di Tempesta, e sicuramente il Bitonto ne sta approfittando. Azzarino all'indietro per Mazzaro, quindi la rossa, Azzarino con Azzarino, Mazzaro con Mazzaro, la rossa, però la rossa, Mazzaro, le due non si intendono, e la azione sfuma. Riparte il Monopoli, Bitonto ben schierato, abbastanza alta la squadra nero-verde del patron Silvano Intini. Non si intendono qui Biundo con Rana, e la palla si spegne. Ovviamente non ha fretta il Bitonto, forte del punteggio 2-0. Le reti di Papapicco prima e Giovanna Buono poi. Mazzaro, poi il Monopoli, recupera palla. Biundo, ancora Biundo, braccata da Mazzaro, perde palla per il pressing dell'otto del Bitonto. Alessandra Mazzaro, Papapicco, Papapicco, la rossa, la rossa, angola troppo, la palla si spegne sul fondo. Occasione importante per il Bitonto, il sinistro troppo angolato di la rossa, vicino al 3-0 il Bitonto. Intanto Papapicco, Papapicco forse è messo a terra, anzi questa terra certamente, anche in modo falloso, la solita grinta di Sabrina Papapicco. Non si risparmia mai il numero 5 del Bitonto, è lei che con una sassata da fuori ha sbloccato il punteggio qui al Paolo Borsellino in questo 23° turno di campionato, ottavo di ritorno tra Bitonto e Monopoli. Ora è pronta a battere Alessandra Mazzaro, pronta a battere Alessandra Mazzaro, parte Mazzaro, Papapicco, palla braccata, riparte il Monopoli, anzi no, Azzarino, rimessa per il Monopoli. Aveva forse sfruttata meglio questa chance da parte delle Leoncelle, era potenzialmente interessante questa circostanza offensiva, questo calcio piazzato. Ora il Monopoli che prova con Biundo, mette in mezzo, respinge bene Minafra,
rimessa per il Monopoli. Tempesta, ancora Biundo, ancora Tempesta, doppia parata importante per Tempesta sul doppio tentativo di Biundo di numero 9 del Monopoli. Con il Monopoli, la tiro da fuori, questa volta si spegne sul fondo, prova timidamente in qualche circostanza a farsi vedere il Monopoli dalle parti di Maria Giovanna Tempesta, d'altronde è sotto di due reti la squadra di mister Gianvito Lombardi e deve sicuramente fare qualcosa in più per rimettere in carreggiata il match. Intanto Di Meo, la rientrante Di Meo, dopo due turni di squalifica rimediati dopo l'espulsione nel turno contro il Bisceglie. Rientro importante anche quello di Lavina Di Meo per il roster nero-verde. Mazzaro, lotta. Poi alla fine palla in fallo laterale. Sempre lei sulla sfera, Mazzaro da questa parte per Minafra. Non si intende con Azzarino. La palla che si spegne sul fondo. In rimessa per il Monopoli, la squadra rosso-blu. Colella da questa parte, poi palla sul fondo. Uno da fare per Furio. Di Meo, Mazzaro, Minafra, ancora Mazzaro, vince un rimpallo, Mazzaro forse strattonata fallosamente, ma si prosegue. Azzarino, Di Meo, non si intende il triangolo con Minafra. Dicevo, importante il rientro di Lavina Di Meo, è fondamentale avere tutte le pedine o quasi per il Bitonto a disposizione per questo rush finale di campionato. Mancano 7 partite alla conclusione. Domenica il Bitonto non giocherà per il turno di riposo e riprenderà e tornerà in campo domenica 8 marzo, sempre qui in casa nel big match contro il capo di Leuca, quinta in classifica. Un match d'alta quota, ma ora prima c'è da pensare a questo, a mettere in cascina questi altri 3 punti per restare lì inchiodata al San Michele e restare sempre vicinissima alla salita diretta in Serie A2. Di Meo, controllo difettoso di Di Meo, forse con troppa sufficienza questo controllo del 99 del Bitonto. Palla regalata al Monopoli, dicevo, il Tonto domenica non giocherà, turno di riposo per la squadra di mister, per la squadra nero-vera. Intanto Di Meo sfuma l'azione, da questa parte riparte il Monopoli, palla poi troppo lunga per Furio. Concludevo, il Bitonto domenica non giocherà, turno di riposo e rientrerà in campo domenica 8 marzo, il dì della festa delle donne, ospitando qui al Paolo Borsellino il capo di Leuca in quello che sarà il big match di giornata, la prima contro la quinta. Un match importante da non sbagliare anche quello, ma prima c'è da mettere in cascina questi 3 punti, tornare al successo casalingo che manca da oltre 2 mesi. L'ultimo successo qui in casa è stato il 15 dicembre 2019 contro il San Severo. In panchina c'era mister Danilo Danisi, quindi un'altra era fa, diciamo così. Bitonto poi che ha solo avuto sconfitte qui davanti al pubblico amico, sconfitte pesanti, roboanti, contro il San Michele prima e l'Altamura poi 2 domeniche fa. Quindi fondamentale tornare a vincere in casa per le lioncelle del patron Silvano Intini. Intanto
entriamo in diretta con il Monopoli che prova, quindi Biundo, un tiro questo cross, ma sul secondo palo non c'è nessuno. Ora il Bitonto controlla agevolmente il match, ovviamente non forza più i ritmi, controlla in modo abbastanza tranquillo. Intanto qui non si intendono Lavina Di Meo e Pantaleo. La palla si spegne sul fondo. Dicevo, il Bitonto adesso controlla abbastanza agevolmente. Il Monopoli non crea grossi grattacapi, anche perché si difende con ordine e anche abbastanza bene la polisportiva. E il Monopoli dimostra anche in questo caso di avere evidenti limiti in fase di costruzione di gioco, e questo ovviamente favorisce non poco la compagine nero-verde. Di Meo, Pantaleo, ancora Pantaleo per Porcelli, Pantaleo non riesce a girarsi, poi si invola Biundo, ma esce senza problemi Tempesta e salva questa minaccia. Sempre attenta, sempre sul pezzo, Maria Giovanna Tempesta, il portierone nero-verde, classe 92 per Maria Giovanna Tempesta. Una sicurezza, una saracinesca in porta. Tanto time out chiesto dal Monopoli. Noi andiamo un attimo in break. Rientriamo in diretta qui dal Paolo Borsellino dopo il time out chiesto dal mister del Monopoli Gianvito Lombardi, ed è sempre il Monopoli in attacco. Guadagna una rimessa dall'altro lato sempre con Biundo, poi Colella, quindi Rana, quindi Colavito, un po' di confusione. Porcelli, Pantaleo, Giovanna Buono, Palattella, non si intendono poi con, non c'è intesa tra Simona Porcelli e Giovanna Buono, il punteggio fermo 2-0, ricordiamo le reti di Pantaleo prima e di Giovanna Buono poi, entrambe reti di pregevole fattura, tiro da fuori imparabile il primo, azione sull'asse la rossa Buono, la seconda marcatura, quindi Palettella, uno degli ultimi due acquisti del Bitonto in queste settimane, l'altro assente è Ficarotta, che ha bagnato l'esordio casalingo di due domeniche fa nel gol inutile contro l'Altamura. Intanto prova il Monopoli, si difende bene però proprio Palattella, quindi Giovanna Buono, che oggi intanto Porcelli, tiro centrale, troppo centrale, in bocca si dice in questi casi al portiere, infatti è stato così, si è trovata la palla tra le mani Girone, tanto le parte del Bitonto con Pantaleo, ancora Girone che in qualche modo fa sua la palla, intervento falloso ovviamente non volontario di Giovanna Buono, che nel tentativo di anticipare il portiere nel tap-in ha colpito il portiere involontariamente. Resta a terra Giorgia Girone, il portiere del Monopoli, colpita duro da Giovanna Buono. Speriamo ovviamente nulla di grave per l'estremo difensore monopolitano.
Ricordo solo la classifica: il Bitonto è secondo a 57 punti, frutto di 19 vittorie e due sconfitte, entrambe qui in casa. Invece il Monopoli è penultimo con 11 punti racimolati in 21 partite. Monopoli che viene dal successo in casa fondamentale contro il Molfetta domenica scorsa. Invece il Bitonto viene dal blitz in casa di Sirio per 5-1 con 3 reti di La Rossa e i sigilli di Anaclerio e Simona Porcelli. Palatella, Giovanna Buono, Palatella, controlla male, poi però riprende palla, grande fisico per Palatella, passato per lei da calcio a 11 per Palatella, Papapicco, Palatella, da questa parte per Porcelli, fa giar palla il Bitonto, ora presso un po' più alto il Monopoli nel tentativo di mettere in difficoltà, tanto messa a terra Biundo. Ora vediamo che dopo il time out pressa più alto il Monopoli nel tentativo di rendere più complicata la manovra del Bitonto, tanto ancora il Monopoli da questa parte con Furio, poi perde palla Giovanna Buono, si continua, anche in questo caso sembrava evidente il fallo ai danni di Giovanna Buono, strattonata abbastanza visibile quelle danni del 7 del Bitonto, ma tant'è. Giovanna Buono ancora lei per Palatella, Papapicco, Palatella, Giovanna Buono, fa giocare palla il Bitonto, Palatella, poi Papapicco, rimessa per il Monopoli, Biundo fa solo un po' di stanca di questa seconda parte del primo tempo. Il Bitonto controlla agevolmente, intanto Papapicco, bella questa giocata sull'asse, Papapicco Buono, anche importante e decisivo l'intervento di Girone che ha negato la doppietta personale a Sabina Papapicco. Intanto Porcelli, tiro centrale, anche in questo caso facile per Girone, e il secondo tentativo centrale di Simona Porcelli. Tiro preciso ma non potente, quelli tentati, tiri non potenti ma precisi, quelli tentati da Porcelli, finora sempre interventi semplici per Giorgia Girone. Dicevo, prima che ci fosse l'occasione di Papapicco, fase di primo tempo abbastanza di stanca, adesso il Bitonto controlla, ripeto, agevolmente il match, d'altronde il punteggio dice 2-0, quindi non ha fretta il Bitonto, controlla le poche realtà sortite offensive del Monopoli che, lo ricordiamo, finora sta palesando non pochi limiti in fase offensiva, la squadra di mister Gianvito Lombardi. Intanto poi intervento salvifico di Colella su La Rossa lanciata a rete, angolo per il Bitonto, si prepara Sabina Papapicco, La Rossa in qualche modo poi salva il punteggio, salva la situazione il Monopoli, non precisa la conclusione di La Rossa da fuori, più piazzata che forte, più piazzato che forte il tentativo del 10 nero verde. Tanto rimessa per il Bitonto, la sfera c'è Mazzaro, quindi ora Papapicco, La Rossa, ancora La Rossa, Porcelli, resta in fase offensiva la squadra nero-verde,
2-0 il punteggio qui al Paolo Borsellino. Papapicco, quindi la rossa fermata in qualche modo, riparte il manopio, il contropiede, il tentativo di Colavito, e questa volta è stato salvifico l'intervento in uscita disperata di Maria Giovanna Tempesta. Interessante, anche abbastanza rapido il contropiede del Monopoli, ma sul numero 7 Colavito lanciato a rete ha detto di no, un secco no Maria Giovanna Tempesta. Ancora il Monopoli ci ha provato Arianna Rana, calcio d'angolo per il Monopoli che qualche secondo fa con Colavito ha avuto l'occasione per riaprire il match, ma si è fatta trovare attenta, pronta Maria Giovanna Tempesta. Tanto Mazzaro per Capitan La Rossa. La Rossa, Azzarino, non affonda il Bitonto. Papapicco in qualche modo riesce a prendere palla, poi la perde. Rimessa per il Monopoli. Colella da questa parte, poi il tentativo anche in questo caso facile per Tempesta. Riparte La Rossa, Azzarino, perde palla al Bitonto, poi riparte Biundo, ancora Biundo, in qualche modo angolo per il Monopoli che da qualche minuto si sta presentando con più insistenza dalle parti di Maria Giovanna Tempesta. Intanto due di recupero in questo primo tempo, ci vedi il Bitonto avanti 2-0. Intanto la rossa avanza, la rossa angola troppo alla conclusione e si spegne. Chance importante per il Tris, per il Bitonto, ha fatto tutto bene la rossa, si è portata a spasso tre giocatrici, poi ha strozzato troppo la conclusione e si è spenta sul fondo. Un Bitonto che alterna momenti in cui sembra quasi sonnecchiare ad altri momenti in cui riesce a rendersi pericoloso. La realtà è che quando il Bitonto accelera anche leggermente il Monopoli è sempre in difficoltà nel contrastare l'enorme qualità offensiva delle Leoncelle. Intanto qui Azzarino si districa bene, la rossa, Mazzaro, ancora la rossa, chiude in avanti questo primo tempo il Bitonto, avanti per 2-0 anche nel punteggio, quello che più conta. Le reti, ricordiamole, di Papapicco prima e di Buono poi. Intanto bene qui la rossa sul secondo palo per Papapicco, che a 0 centimetri dalla porta riesce a sbagliare. Comunque bellissima questa occasione del Bitonto proprio al tè caldo, tutto molto bello, sia la giocata di La Rossa e anche il tapin sotto porta sul secondo palo di Papapicco, che in realtà però ha sbagliato clamorosamente. Quindi incredibile chance fallita dal Bitonto per chiudere 3-0 questo primo tempo. Bitonto che ha chiuso in avanti questa prima frazione dopo una fase in cui ha soltanto controllato le sortite avversarie, ha chiuso questo primo tempo sta chiudendo in avanti il primo tempo, e sicuramente sono state più chance per il 3-0 che per il 2-1. Papapicco, Mazzaro, Azzarino, ancora Mazzaro, ma si porta la palla fuori. Interessante questo triangolo Azzarino-Mazzaro, cercano molto queste triangolazioni le Leoncelle, a volte vanno bene, a volte vanno male, ma sprazzi di bel gioco per la Polisportiva, per la seconda forza del campionato, attualmente sarebbe a 60 punti. Tanto Mazzaro, però Mazzaro
sbaglia il retropassaggio, palla regalata al Monopoli, fallo di mano, è così, intanto su questo fallo di mano finisce il primo tempo. Ricordiamo soltanto il punteggio qui al Paolo Borsellino, Bitonto 2 Monopoli 0. Ora ci lasciamo per 5 minuti a risentirci per il secondo tempo qui da Paolo Borsellino tra qualche minuto. Rieccoci amici sportivi di Radio Doppio Zero qui per il secondo tempo qui dal Paolo Borsellino di Bitonto tra Polisportiva Bitonto e Esperia Monopoli, valida per il turno 23 di campionato di calcio a 5 femminile Serie C. Il primo tempo si è chiuso col punteggio di 2-0 per il Bitonto, frutto delle reti di Papa Pitre e Giovanna Buono. Un Bitonto che ha giocato bene per la prima, intanto qui subito la traversa di Simona Porcelli, quindi dopo 20 secondi di gioco, quindi sussulto del Bitonto con la traversa di Simona Porcelli. Dicevo, un Bitonto che ha ben interpretato la prima parte del primo tempo, chiuso con due reti subito, poi ha giochicchiato e ha ripreso contenendo in realtà le poche sortite offensive del Monopoli per poi riprendersi a fine primo tempo sfiorando a più riprese il 3-0, che adesso non è arrivato per dopo la traversa di questo principio di ripresa colpita da Simona Porcelli. Un Bitonto che ha bisogno di questi tre punti e per riassaporare il successo casalingo, che manca dal 15 dicembre il dì del successo roboante contro il San Severo, poi due sconfitte sempre roboanti contro il San Michele prima e l'Alta Mura poi, e anche per restare in scia al San Michele impegnato in contemporanea in casa contro il Canosa. Ma dall'altra parte anche il Monopoli ha bisogno di vincere e per dare continuità al prezioso successo di sabato scorso, di domenica scorsa contro il Molfetta, successo per 5-4 casalingo, e anche per sottrarsi dalle sabbie mobili della classifica. Ora sulla sfera c'è la rossa, per lei 3 gol domenica scorsa in quel di Melissano nel rotondo 5-1 con cui il Bitonto ha battuto il Sirio. Bitonto imbattuto in trasferta, dove ha sempre vinto 12 vittorie su 12, invece in casa questo è il decimo appuntamento, finora 9 partite, 7 vittorie e 2 sconfitte. Giovanna Buono, Bitonto che oggi deve fare a meno di due piedini importanti quali Fica Rotta e Carmela Anaclerio. Rientra però Lavina Di Meo dopo lo stop di due turni, dopo l'espulsione rimediata in quella di Biceglie 3 turni fa. Ora vedremo come il Monopoli vorrà imbastire la reazione per tentare di riportarsi sui ritmi binari. Intanto qui la rossa, gioie per i fotografi, Papà Picco da questa parte per Giovanna Buono, si incaponisce un po' troppo il 7 nero-verde, su alla seconda marcatura nel primo tempo, ha fatto seguito al bel tiro da fuori di Papà Picco. Intanto avanza il Monopoli, poi però si perde questo bel tentativo del numero 6 rosso-blu Rana. Un Monopoli che continua a mostrare, così come già evidenziato nel primo tempo, un po' di limiti oltre che strutturali. D'altronde purtroppo è penultimo in classifica con 11 punti raccimolati, soltanto 4 in trasferta, dove ha vinto soltanto una volta contro il fanalino Martina,
oggi sconfitto per ben 13-2 in casa del capo di Leuca. Dicevo, oltre a evidenti limiti strutturali, denota anche limiti in fase di manovra, nonostante gli incitamenti di mister Gianvito Lombardi. È notevole, anche abbastanza visibile, la differenza di qualità tra il Bitonto e il Monopoli, e lo testimoniano i 46 punti di differenza in classifica. Bitonto che, ricordiamo, domenica prossima non giocherà per il turno di riposo, rientrerà sul parquet domenica 8 marzo, il dì della festa della donna, in casa, sempre qui, ospiterà il capo di Leuca in un altro match sicuramente di alta classifica. Rientriamo in diretta in questo secondo tempo, quinto sul cronometro. Intanto il tentativo da fuori di Lavina Di Meo, ha respinto bene, poi ancora il Bitonto che controlla. Ha iniziato bene questo secondo tempo, come d'altronde ha iniziato bene il primo e ha finito bene il primo. La rossa, bene la rossa, ancora la rossa, avanza la rossa, la rossa, tiro sul portiere, che poi c'è il palo di Lavina Di Meo. Quindi doppia chance importante per il Bitonto. Prima il tentativo da fuori di La Rossa, poi il palo sulla ribattuta di Di Meo. Quindi secondo legno in questo secondo tempo. Dopo quello di Porcelli arriva anche quello ancora più clamoroso di Di Meo. Intanto ci ha provato in questo caso Mazzaro, ancora un intervento importante di Girone, che già in 4-5 circostanze ha salvato le sue dalla goleada. Intanto qui resta a terra Chiara Colella nel contrasto di qualche secondo prima con Alessandra Mazzaro. Resta a terra numero 11 del Monopoli, sesto del secondo tempo. Al Paolo Borsellino si rialza, sembra nulla di grave per Chiara Colella. Per il Monopoli, quindi, che batte una rimessa laterale, sulla sfera c'è Colavito che ridà giustamente la palla e sportivamente la palla al Bitonto. Intanto la rossa, Mazzaro, Papà Picco, Mazzaro per Di Meo, Lavina Di Meo per Papà Picco, fa girare la palla per La Rossa, ancora la rossa, scatenata la rossa, poi in qualche modo arriva il tris firmato Lavina Di Meo, ma 90% del merito va alla caparbietà del capitano Flora La Rossa. Cambia il punteggio qui al Paolo Borsellino, Bitonto 3 Monopoli 0. Entra tra i marcatori anche Lavina Di Meo al rientro dopo lo stop forzato. Per lei due turni di stop dopo l'espulsione immediata contro il Bisceglie. Monopoli ancora sulla sfera con Furio. Colella prova a distendersi da questa parte il Monopoli, poi in qualche modo perde la sfera, si fa male Sabina Papapisco. Angolo per il Monopoli, che adesso ha una montagna da scalare. Sono tre le reti da recuperare per la compagine di mister Lombardi. Ancora un angolo per il Monopoli. Ovviamente il Bitonto controlla, come ha già fatto nella fase centrale del primo tempo. Tempesta subito per La Rossa. La Rossa, avanza La Rossa. La Rossa, braccata fino all'ultimo da Colavito.
che le mette la sfera in calcio d'angolo. Mazzaro, gran botta da fuori di Mazzaro, la palla si spegne sul fondo. Gran bolide quello tentato da Alessandra Mazzaro, la palla si è spenta sul fondo. Ricordiamo 3-0 il punteggio. Alle reti intanto esce in bello stile Tempesta, Papà Picco, Azzarino, Mazzaro, la rossa, Mazzaro avanza in mezzo in qualche modo, poi Azzarino, ottimo l'intervento di Girone e bella questa azione a tutto campo del Bitonto. Sprazzi di bel futsal del Bitonto in questa circostanza. Sfortunata Azzarino. Intanto la rossa tira da fuori, questa volta direttamente fuori. Dicevo, sfortunata nella circostanza precedente Azzarino. Ha calciato forse troppo bene e forse troppo centralmente per poter battere Girone, che comunque si è dimostrata anche in questo caso sempre sul pezzo. L'ultimo finora ad alzare bandiera bianca, l'estremo difensore del Monopoli qui al Paolo Borsellino. 3-0 per il Bitonto, gara fin qui tutto sommato semplice, come tra l'altro era nelle previsioni. 46 punti il divario in classifica tra le due compagini a vantaggio del Bitonto, ma anche una enorme differenza di qualità e di tasso tecnico che finora qui nella città dell'olio e del sollievo si è vista tutta. Bitonto che ha un disperato bisogno di tornare a vincere in casa dopo due KO consecutivi abbastanza rumorosi contro il San Michele prima e l'Altamura poi. Bitonto che ricordiamo non vince in casa dal 15 dicembre. Il D della goleada inflitta al San Severo. Tanto Mazzaro, braccata all'ultimo. Mazzaro, il Bitonto che dà sempre l'impressione di poter far male ogni qualvolta decide di alzare i ritmi di gioco. Papà Picco, Azzarino, la rossa, quindi Azzarino, Mazzaro. Passaggio troppo forte quello per Mazzaro. Intanto Mazzaro riprende palla, poi la riperde Rana, la rossa prova a ripartire, si lotta in un fazzoletto di parquet, poi il tentativo di Rana, una serie ripetuta di batti e ribatti qui al Paolo Borsellino, poi la sfera è finita in calcio d'angolo per il Monopoli. Quindi Colavito tenta la botta, ha respinto bene Azzarino, quindi sempre rimessa per il Monopoli. Bitonto che si difende bene, con ordine, alle realtà poche sortite degne di tal nota del Monopoli. Intanto Papà Picco, la sgroppata di Papà Picco, poi non riesce a fare poker. Ancora una giocata d'applausi, tutta polmone, tutta grinta per Sabrina Papapicco, anche oggi per lei una prova convincente per il 5 del Bitonto, arrivata troppo stanca alla conclusione dopo una serie di batti e ribatti. Intanto la conclusione di Colavito, ovviamente senza convinzione, anche con scarso equilibrio, nessun problema per Tempesta. Intanto riparte il Bitonto con Mazzaro, Azzarino, sull'auto Azzarino, poi Palattella, Azzarino ha tentato il colpo di giustezza di piede, ha salvato Girone. Bella questa azione, bello questo dialogo tra Mazzaro e Azzarino. Tanto ora Mazzaro, Azzarino, sempre Mazzaro. Mazzaro in qualche modo perde palla, rimessa per il Monopoli. Con il Monopoli con Rana, ancora Rana,
da questa parte fa già palla il Monopoli, poi perde palla Palattella. Pantaleo ci ha provato Pantaleo, ha risposto bene a pugni chiusi l'estremo difensore Girone, che ha concesso l'angolo alla bella botta da fuori di Pantaleo. Prova Pantaleo dall'angolo a Zarino, Mazzaro, giro palla avvolgente quello del Bitonto, Azzarino ancora sul pezzo Girone, non male l'estremo difensore monopolitano che si sta mettendo in mostra qui al Paolo Borsellino. Se il punteggio è fermo sul 3-0, il Monopoli lo deve essenzialmente al suo porto. Intanto qui time out chiesto dal mister del Monopoli Gianvito Lombardi, ne approfittiamo per qualche istante di pubblicità. Eccoci qui dal Paolo Borsellino dopo il time out chiesto dal mister del Monopoli Gianvito Lombardi. Rientriamo sul 3-0 per il Bitonto, frutto delle reti nel primo tempo di Papapicco e Buono nella ripresa di Lavinia Di Meo. Un Bitonto che sta giocando abbastanza bene, non in modo scintillante. Intanto ora il Monopoli tenta la carta del quinto uomo. Dicevo, un Bitonto che sta giocando in modo abbastanza bene, non in modo scintillante, ma certamente in ripresa rispetto alle ultime uscite. Ma l'avversario, c'è da dire, è anche abbastanza modesto, penultimo in classifica. La squadra monopolitana che adesso tenta il quinto uomo per cercare di rimettere sui dritti binari il match che la vede soccombere. Monopoli che viene dal successo di domenica scorsa 5-4 in casa contro il Molfetta e che quindi cerca continuità qui al Paolo Borsellino. Invece un Bitonto che dal canto suo ricerca il successo casalingo, che manca da oltre 2 mesi dal successo contro il San Severo datato 15 dicembre 2019 e che ha un disperato bisogno di punti per restare aggrappata al San Michele, lì al secondo posto in classifica. Tanto Pantaleo, Mazzaro, tenta il tiro Mazzaro, Azzarino sbaglia a porta vuota. Ovviamente il quinto uomo, ogni palla persa dal Monopoli diventa sanguinosa per la compagine monopolitana, che ovviamente tenta tutte le carte per dare un altro indirizzo a questo match. Tanto di testa bene Palattella, Azzarino, riparte Mazzaro sul fondo, Mazzaro sterza Palattella, quindi Azzarino troppo forte per Mazzaro, poi fa sua la sfera bene Girone. Tanto prova il Monopoli, ma interviene superbamente Tempesta, Palattella, Garofalo, Azzarino, tiro deviato, angolo per il Bitonto, che ovviamente può sfruttare gli enormi spazi che inevitabilmente il Monopoli concede per quando si riversa in avanti. Azzarino, bella questa giocata, ma troppo profonda per il secondo palo. La palla si spegne in fallo laterale, rimessa per il Monopoli. Sulla sfera c'è il numero 6 Rana,
che lascia l'incombenza però a Colavito. Ancora Rana, sempre il quinto uomo adesso in fase offensiva per il Monopoli. In qualche modo il Monopoli poi salva Garo Pantale, poi Azzarino! Cala il poker il Bitonto al minuto 19 del secondo tempo. Ovviamente ha sfruttato a proprio vantaggio l'uomo, quindi l'uomo, il quinto uomo, il Bitonto. Quindi porta completamente svarnita. Quindi Monopoli 0, Bitonto 4. A segno anche Mica Azzarino. Che se non andiamo errati, c'entra il primo squillo stagionale per il 21 nero-verde. Quindi ora sono 4 le reti del Bitonto con 4 marcature diverse. Pantaleo, Papapicco, buono, Di Meo e Azzarino. Bitonto che vede sempre più in discesa questo 20° successo in campionato, quindi vicino a quota 60 punti il Bitonto dopo 22 partite. Bitonto che ricordiamo domenica non giocherà per il turno di riposo, ritornerà qui sul Parque Amico del Polo Borsellino domenica 8 marzo, la festa della donna, per affrontare la quinta forza in classifica, anzi la quarta forza in classifica, che è il capo di Leuca. Quindi prima contro quarta l'8 marzo qui al Polo Borsellino alle ore 16 per il 25° turno del campionato. Intanto Di Meo, Porcelli tiro ribattuto, intanto ancora il Monopoli. Il tentativo poi di Rana, Biundo, e c'è il gol del Monopoli che dopo un lungo batte e ribatti riesce a centrare la rete, quindi 4-1, cambia il punteggio qui al Polo Borsellino nuovamente, rete di Biundo per il Monopoli. Ora vedremo quali effetti sortirà questo gol del... Intanto Mazzaro, ci ha provato Mazzaro, come un treno è arrivato l'8 nero-verde. Ora vedremo se anche mentalmente darà forza questo gol al Monopoli. Rabiundo, controlla bene Papapicco, ma sbagliando perché è calcio d'angolo per il... Invece no, intanto Porcelli! E da un angolo, da un calcio d'angolo non dato al Monopoli, si passa al 5-1 del Bitonto. A segno Simona Porcelli, quindi secondo gol consecutivo per Simona Porcelli, quindi 5-1 qui al Polo Borsellino. Rimette subito 4 reti di distanza il Bitonto sul Monopoli, ma bisogna dire che era sembrato abbastanza evidente l'angolo non concesso al Monopoli sul tentativo precedente. Poi in contropiede è stato un gioco da ragazzi a porta vuota, tra l'altro il colpo vincente di Simona Porcelli. Di testa bene Papapicco, quindi Colella, girone. Però girone da questa parte bene, quindi Papapicco, Di Meo, solo la potenza, non la precisione. Ci ha tentato Lavinia Di Meo. Girone rimette in gioco. 24 in questo secondo tempo, 5-1 il punteggio qui tra Bitonto e Monopoli al Polo Borsellino. Quindi 360 secondi più recupero
per il Monopoli per tentare incredibilmente di rimettere. Intanto Papà Picco ha provato anche lei il gol da fuori. Dicevo, 5 minuti per le speranze del Monopoli. Intanto di testa salva Papà Picco, sempre attenta fino all'ultimo Sabina Papà Picco. Intanto qui il tiro completamente sbilenco del Monopoli. Intanto poi Biundo questa volta fa solo il solletico a Maria Giovanna Tempesta. Giovanna Buono non riesce a districarsi su Colella. Biundo perde palla in qualche modo, ci si avvia alla fine della contesa qui al Paolo Borsellino. Tentativo da fuori di Colella, tanto Tempesta, poi Papà Picco, passaggio troppo lungo, troppo in profondità per Simona Porcelli. Intanto riparte il Monopoli, Porcelli poi perde palla, sempre Biundo, però Biundo, la rossa, riparte il Bitonto, la rossa, Porcelli, la rossa, strozza troppo la conclusione e la stessa si spegne sul fondo. Interessante il contropiede, 3 contro 1 per il Bitonto, non sfruttato dalla rossa, ci ha strozzato il tentativo Biundo. All'indietro poi per Rana, troppo lungo per Biundo. Monopoli che ovviamente dopo il 5-1 ha tirato abbastanza comprensibilmente i remi in barca, quindi si avvicina l'ottavo successo casalingo per il Bitonto, il 20° in campionato, 60 punti per la compagine di mister Silvano Intini, che rafforza ovviamente la parte alta della classifica. E ovviamente attende il risultato di New Cup contro Canosa, che si gioca in contemporanea a San Michele. New Cup in testa al campionato, la Lepre New Cup ...27 sul cronometro in questo secondo tempo. Angolo per il Monopoli, quindi hanno respinto bene il tandem Mazzaro Tempesta. Ancora il Monopoli, quindi la rossa, bene la rossa, esce bene poi Giovanna Buono lotta ma perde palla, poi la rossa anche lei non si risparmia. La rossa tanto il tentativo da fuori abbastanza sbilenco col corpo di Arianna Rana, la palla si spegne non di poco dalla porta difesa da Maria Giovanna Tempesta. Intanto qui ci ha provato l'altra Giovanna, ma Buono, ma senza fortuna. Giovanna Buono anche lei oggi a segno. Su il gol del 2-0, intanto Giovanna Buono, dicevo, su il gol del 2-0. Intanto Tempesta in qualche modo si salva, poi il tentativo e c'è il 5-2 del Monopoli. A segno Furio, gol evitabilissimo questo da parte del Bitonto, disattenzione difensiva del Bitonto. 5-2, diciamo così, rete regalata quella del Bitonto, ma su 5-1 ci può anche stare. La rossa poi in qualche modo Mazzaro, Giovanna Buono palla nel nulla, perché nel frattempo Papà Picco si era spostata dall'altra parte, quindi palla regalata al Monopoli. Siamo agli ultimi sgoccioli di partita, il Bitonto sta conducendo per 5-2. Intanto Giovanna Buono addosso
a girone. Ancora buono, ancora buono, ancora buono. Secondo gol divorato consecutivamente da Giovanna Buono. Sul primo è stata anche brava l'estremo difensore del Monopoli girone, sul secondo invece impreciso il numero 7 del Bitonto. Bitonto che chiude in avanti la contesa, un Bitonto, dicevo, non bellissimo, ma che ha sicuramente meritato il successo contro un Monopoli apparso ovviamente inferiore rispetto alle avversarie. Un Bitonto che ha sfruttato benissimo le occasioni, tante altre ovviamente le ha divorate, due lenni, una traversa e un palo, e anche altri interventi importanti di girone. Un Bitonto convalescente, ma che è sempre sul pezzo e che continua la caccia e la lotta a distanza con il San Michele, lotta che sicuramente durerà fino a fine campionato. Ma occhio anche all'Altamura, che con una partita in meno è lì a lottare con le Loncelle e con le San Micheline. Le altre poi sono date disperse. Tanto la Rossa perde palla. Un Bitonto che anche dimostra, intanto contropiede, la Rossa, Mazzaro, la Rossa! Classica azione di contropiede del Bitonto e la Rossa mette la firma sul tabellino. Bitonto che gioca a tennis 6-2 qui al Polo Borsellino. La firma di la Rossa con un contropiede da manuale per il calcio a 5. Tutto timbrato sull'asse Mazzaro, la Rossa. 6-2 del Bitonto, ci ha anche dimostrato, come detto più volte in telecronaca, ha anche sprazzi di bel gioco, triangolazioni, alcune riuscite, altre un po' meno. Ma oggi squadra ci è apparsa un po' più leggera rispetto alle ultime prestazioni casalinghe, e il che ovviamente fa ben sperare per l'ultimo mese e mezzo di campionato, per le ultime 6 partite da disputare. Tanto Giovanna Buono, e sono 7 per il Bitonto. Anche in questo caso assist woman, in questo caso per Mazzaro. Quindi Bitonto chiude in maniera roboante e rotonda questo pomeriggio al Polo Borsellino, 7-2 il punteggio. E game over al Polo Borsellino. Ricordiamo soltanto il punteggio, quindi Bitonto batte Monopoli 7-2. Ripetiamo anche le reti: doppietta per Giovanna Buono, poi un ruolo a testa per Papa Picco, la Rossa, Di Meo e Azzarino. Invece a segno per il Monopoli Biundo e Furio. Quindi da Michele Cotugno De Palma per il momento è tutto. Risentiamo a breve per le interviste di fine partita. Thank you.